insieme, qui ci sono parecchi miei colleghi, 312 imprese, e sono 312 imprese molto motivate, distribuite su tutto il territorio, e noi, tanto per dirvene una, ci siamo presi l'onore e l'onere di fare la roba che fino ad oggi nessuno aveva fatto, cercare di organizzare il turismo in questa destinazione. E l'abbiamo fatto investendoci noi, senza chiedere niente a nessuno. E per la prima volta siamo riusciti a mettere in campo una cosa che aspettavamo da tanto tempo, ma che non avevamo mai visto, mettere in campo un sistema che fosse in grado di organizzare l'offerta turistica partendo dal racconto del territorio verso la produzione di prodotti, che fosse in grado di distribuirlo e di venderlo sui mercati internazionali e che fosse in grado di cambiare il paradigma del campanile fino a se stesso attraverso una organizzazione integrata e multiprodotto dell'offerta e che fosse in grado di superare una difficoltà che è tipica della Liguria, vogliono gli altri, che è quella di essere molto abituati ad essere comprati e poco abituati a vendere. Noi ci promocommercializzeremo nel mondo, lo abbiamo fatto da soli, facciamo promozione di questo territorio, lo facciamo in tutto il mondo, lo facciamo con un partner che vende i principali attrattori culturali dell'Italia, quindi i principali attrattori turistici del mondo, l'Uffizio di Firenze, la Regia di Caserta, Pompei, Ercolano, e ci siamo anche noi, e lo facciamo noi come imprenditori, senza chiedere niente a nessuno, perché noi crediamo che lo sviluppo, la sfida della sostenibilità economica, sia una sfida che la dobbiamo giocare da attori in prima persona.